La partita della solidarietà diventa l'occasione per una protesta bianca, portando all'attenzione la vertenza Irisbus. Cogliendo l'opportunità della presenza sul tricolore della nazionale parlamentari, una delegazione di 10 dipendenti Iveco, fra operai e impiegati, ha avuto modo di confrontarsi con gli esponenti politici. Le RSU aziendali hanno ricevuto il sostegno del parlamentare del PDL Maurizio Paniz. Onorevole, ad Ariano Irpino per un'occasione piacevole, una partita di beneficenza. Beh, quando noi giochiamo sempre solo per beneficenza. La nazionale parlamentare si muove a proprie spese, con il proprio impegno, con la propria volontà. Pensate che io sono venuto dal profondo nord, da Belluno, che più a nord di così dell'Italia non potrebbe essere, per unire due poli dell'Italia, per un'iniziativa che fa sorridere qualcuno che altrimenti soffre. Questo è il nostro obiettivo e ne è un obiettivo di unità, di compattezza e di solidarietà. Onorevole, in campo ci sono due situazioni che potremmo definire di emergenza. Uno degli immigrati che noi abbiamo qui, ospitiamo 21 immigrati, e poi ci sono gli operai della Irisbus. Lei ha conoscenza della vertenza che sta attanagliando in questi giorni la nostra realtà? Sì, ho avuto il piacere di parlare prima con due degli operai, mi sono fatto volentieri fotografare con loro. Ho assicurato che il ministro Sacconi è un ministro di grande spessore, di grande equilibrio, di grande capacità, quindi sono sicuro che riuscirà a trovare delle soluzioni che siano adeguate. Come sempre i problemi esplodono all'improvviso e non hanno le soluzioni all'improvviso, però lavorando assieme con molto equilibrio si possono trovare soluzioni adeguate. So quanto conta per il territorio questa vertenza, so quanto le famiglie dei dipendenti dipendano effettivamente da una soluzione corretta. E mi auguro che questo si possa verificare in tempi abbastanza brevi. Ne abbiamo risolte tante e penso che potremo risolvere anche questa. Buona partita. Grazie, in bocca al lupo soprattutto a questo splendido territorio delle Irpinie. Parole rassicuranti per le magliette blu che con rispetto e intraprendenza stanno portando avanti la richiesta di continuare ad avere un lavoro nello stabilimento. A loro fianco sia il consigliere regionale Ettore Zecchino e sia il parlamentare frigentino Marco Pugliese. Onorevole Pugliese, ad Ariano per una partita di solidarietà e nel nome della solidarietà c'è anche una questione che a noi sta particolarmente a cuore, a lei sta particolarmente a cuore, la vertenza Sì, Irisbus. infatti, un'avvertenza che stiamo seguendo con particolare attenzione perché si tratta di salvaguardare l'occupazione e l'economia della nostra provincia. Lo stiamo facendo con le dovute cautele, ma con la massima attenzione e con la massima, trasparenza affinché la politica usi tutti gli strumenti possibili per aiutare questa gente. Noi stiamo facendo, oggi siamo qui ad Ariano per beneficenza, per solidarietà, per l'organizzazione di una casa di riposo per anziani, ma anche e soprattutto per questi lavoratori della Iribus che hanno dato tanto a questa azienda, la Fiat. È giusto che con un piccolo sforzo anche la politica e la Fiat stessa dia loro altrettanta, diciamo, garanzia di continuità nella nostra provincia. E nonostante i problemi attuali della nostra Irpinia, le persone del Tricolle e dell'Ufita mostrano tutto il loro buon cuore. Come responsabili della Croce Rossa e altri volontari che assistono quotidianamente i giovani immigrati provenienti dall'Africa subsahariana.